Continua la battaglia dei dazi e delle barriere commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore delle tasse europee su alcuni prodotti americani come jeans, bourbon e moto, la vicenda ha monopolizzato l'incontro con la stampa della commissaria europea al commercio, la svedese Cecilia Malmström. Solo il 15% delle auto americane esportate è soggetto ai dazi, perché le auto americane con parti europee in esse contenute, che sono l'85%, sono escluse. Quindi stiamo parlando di una somma molto piccola e sappiamo anche che le fabbriche automobilistiche europee negli Stati Uniti danno lavoro a milioni di americani, per cui capisco che ne saranno colpiti. È vero che abbiamo una tassa sulle auto leggermente più alta rispetto agli americani. Lei ha detto il 10% e questo è corretto, gli americani hanno il 2,5%, ma loro hanno dazi molto più alti, per esempio sui camion, sulle scarpe, sui vestiti, per cui le tasse complessive qui da noi sono basse. Dagli Stati Uniti intanto fioccano i tweet di Trump, pronto ad alzare al 20% i dazi americani sulle auto europee. Si prevedono trattative complicate.